pratica le espulsioni combinate nei confronti del mister San Benedettese sono 9, come possiamo ben vedere, 9 compresa quella di ieri. E qui ci sono poi delle partite, 9 espulsioni, 9 rossi e 15, 15 Punizioni. in pratica giornate di squalifica di queste 9, Come allenatore. come allenatore, come mister. E però, ecco, notiamo, ci sono anche arbitri che hanno estratto il cartellino rosso nei confronti di Ballatini, molto conosciuti, uno su tutti, la ricordiamo tutti, la partita del 9 ottobre del 2011, Samba-Teramo 1-3, arbitro Livio Marinelli che 2 giorni fa ha arbitrato Juventus-Cagliari. Livio Marinelli della sezione di Tivoli che fece veramente, allora annullò 2 gol alla San Benedettese, cacciò Mengo e poi alla mezz'ora del secondo tempo il mister Palladini e il Teramo che vinse 3-1 quella domenica e che vinse poi il campionato. Aveva mister Roberto Cappellacci in panchina e Palladini prese 6 giornate di squalifica, sostituito da Gigi Voltattorni. E altra espulsione, un arbitro anche diventato tra virgolette famoso, Marco Serra in Samp Legnago, Marco Serra della sezione di Torino, se ben ricordiamo il grave sbaglio, errore di Milan Spezia di 3 anni fa. E Marco Serra con Legnago ne cacciò addirittura 3 di giocatori, oltre al nostro mister Palladini. Come finire perché? La partita finì 1-1 con gol di Divicino al 90esimo, una punizione sotto la curva sud, esplose in Riviera delle Palme, era un quarto di finale di playoff di Serie D. E si andò ai rigori, purtroppo Napolano tirò un rigore sul palo e Voinea pure sbagliò se non sbaglio e non passammo il turno, quindi fummo eliminati poi da Legnago. Però quel gol di Divicino al 90esimo della gara salvò l'arbitro perché ormai i tifosi stavano invadendo il campo. E la San Benedettese stava perdendo 1-0, i tifosi inferociti stavano invadendo il campo, obiettivo Marco Serra di Torino. E poi ci fu anche il finale del campionato 2012-2013, quando Palladini Ottavio fu espulso a Pesaro, era la terz'ultima giornata. Perdemmo, la Samp perse 2-0, mancavano 2 giornate e si lottava con Sal Cesario e da lì, dall'espulsione, 2 giornate in panchina sempre il suo fido collaboratore Gigi Voltattorni si vinse contro l'Isernia e poi nella memorabile sfida di Recanati con il rigore di Pazzi al 98esimo, ma poi sappiamo sul campo si vinse il campionato sul San Cesario, ma poi sappiamo come andò a finire il 16 luglio. La Samp purtroppo non presentò l'iscrizione.